benvenuti in un nuovo video. Allora, questo è un video un po' particolare, infatti oggi mi vedete in una nuova location, nella stanza armadio della mia casa, quindi nuovissima location, non ho mai girato un video qui. E mi vedete anche con una serie di valigie, non so se si vedono tutte, alle spalle. Qualcuna ce l'ho davanti, dietro la telecamera, qualcuna, due ce le ho qui dietro, ho un trolley e una valigia un pochino più grande. Proprio perché il tema di questo video oggi sarà mostrarvi e raccontarvi ciò che ho messo in valigia per la nostra vacanza. Voglio dirvi tre cose importanti. Allora, prima di tutto, la nostra quest'anno sarà una vacanza di 16 giorni. Partiremo domani e andremo prima in montagna e poi al mare. Passeremo 9 giorni in montagna e successivamente una settimana al mare. Quindi, proprio per questo, le valigie che abbiamo preparato sono state pensate per inserire tutto ciò che serve per la montagna e tutto ciò che serve per il mare. Un'altra cosa che volevo dirvi è che quest'anno partiremo con la macchina e in macchina avremo anche i nostri due cagnoloni, quindi Orso e Leone. Anzi, a proposito, colgo l'occasione per dirvi che se non mi seguite su Instagram, venitemi a cercare, questo è il nome del profilo e quindi vi aspetto anche su Instagram, dove giornalmente vi faccio vedere un po' cosa faccio, vi faccio vedere anche i nostri cagnoloni. Quindi per chi mi segue sa che abbiamo due Golden Retriever, quindi due cani di taglia comunque medio grande, e quest'anno il portabagagli sarà loro, quindi dovremmo contare su veramente pochissimo spazio. E quel poco spazio che resta lo dovremo ottimizzare al meglio. Proprio per questo, ed è appunto la terza cosa che volevo specificare, è che quest'anno partiremo con una valigia medio grande e con due trolley. La mia valigia sarà condivisa con Rebecca, mentre invece Giuseppe porterà un trolley e poi porteremo un altro trolley in più, dove per il momento abbiamo inserito una piastra da viaggio, preparare da mangiare all'occorrenza, utile anche per preparare qualcosa di pronto ai cani, poi un telo da mare molto molto grande e tutte cose che poi chiaramente non entrano sia nella mia valigia che nell'altro trolley. Principalmente abbiamo inserito una borsa da mare, il riduttore da water per Rebecca, quindi sono cose un pochino più ingombranti che abbiamo inserito in questo terzo trolley. Alla fine della nostra vacanza di 9 giorni in montagna, dentro questo trolley metteremo tutto ciò che non ci serve più, o comunque che non ci serve per il mare, quindi maglioncini, giacchetti un pochino più pesanti, pantaloni lunghi, quindi tutte cose che portiamo chiaramente in montagna, magari anche scarpe chiuse. Lo chiuderemo, lo imballeremo e lo rispediremo a Roma attraverso un parente che comunque tornerà a Roma. Noi quest'anno, come quando siamo stati a Vienna, e a proposito, se non avete visto il video su Vienna, ve lo lascio qui. Partiremo, faremo un viaggio di famiglia, saremo 10 persone, quindi ci sarà poi la persona che tornerà a Roma, mentre noi invece proseguiremo per l'Emilia-Romagna. E quindi, insomma, questo terzo trolley, che in realtà adesso ci fa comodo, ma che poi non ci servirà, sarà spedito in un'altra macchina e quindi tornerà a casa. Detto ciò, io vi lascio al video, andiamo a vedere subito cosa ho messo in valigia. Vi mando un bacione, ma prima vi ricordo di iscrivervi al canale, in questo modo potrete supportarmi a far crescere Pronti Valigia Via. Io vi ringrazio come al solito, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Allora, parto col farvi vedere cosa c'è nella valigia mia e di Rebecca. Io vi ricordo che quest'anno la mia valigia sarà condivisa con lei. Quindi questi sono i miei vestiti. Considerate che tutti questi vestiti, manca solo un abito nero lungo, ma tutti questi vestiti, quindi pochissimi, li userò sia per la montagna che per il mare. E sì, ho deciso di convertirmi al minimalismo, ma principalmente per due ragioni. Primo, per stanchezza e mancanza di energie. Quest'anno sono davvero molto molto stanca e quindi l'ultima cosa che voglio è mettere in valigia troppi vestiti che poi so di non usare. E poi il secondo motivo, chiaramente è un motivo di forza maggiore, quindi è perché non abbiamo spazio in macchina, quindi proprio per questo ho dovuto ottimizzare gli spazi e portare poche cose. Quindi vi faccio vedere subito cosa andrò a inserire nella mia valigia per una vacanza montagna e mare. Allora, vado ad inserire tre pantaloncini, uno beige, uno blu e uno a fiori fucsia. E una gonna, sono tutte le canottiere che porto e che possono essere abbinate a questi capi. Sono tutti abbinamenti intercambiabili, infatti c'è una maglietta
Anzi, una canottiera color verde militare, una canottiera beige, una canottiera grigia, una bianca, poi due t-shirt, una bianca e l'altra nera. E con queste magliette posso tranquillamente creare tantissimi abbinamenti, perché se vado ad accostare ad esempio questa maglietta verde militare sia a questa gonna che a questo shorts un pochino più acceso, un pochino più colorato, che a questi altri due shorts a tinta unita, vedrete come tutto si abbina con tutto e quindi essendo appunto capi intercambiabili posso creare davvero tantissimi abbinamenti usando però poche cose. Questi due vestiti invece sono vestiti che userò per il mare, proprio per andare al mare. Allora, questo è proprio un copricostume, mentre invece questo è un vestito lungo che termina con dei pompon che solitamente uso sia per andare in spiaggia sia per anche per andare, non so, la mattina a fare colazione piuttosto che andare al supermercato a fare la spesa, a fare una passeggiata in centro. È un vestito estivo, è un vestito da mare, da località di mare, ma è anche un vestito per andare in giro il pomeriggio perché comunque è lungo e coprente. Stasera invece ho portato questo vestito lungo, sempre per il mare, ne manca un altro lungo, e invece sempre per la montagna. Porterò in valigia un pantalone nero lungo, ma considerate che ne avrò due perché con un altro pantalone lungo ci partirò. Pigiama, maniche lunghe, ci piacciono i gatti. Poi per la montagna ho deciso di portare, due giacchetti, uno jeans e una felpa. Quindi vi ho fatto vedere prima questi abbinamenti con shorts e gonna e canottiere. Questi abbinamenti li userò sia in montagna di giorno sia al mare. Semplicemente quando, andremo in montagna aggiungerò questi due giacchetti, quindi o felpa o giacchetto jeans, dipende dalle temperature. Vi faccio vedere ora cosa ho inserito nei taschini della valigia. La mia parte qui ho inserito chiaramente costumi e intimo, e questa è la parte di Rebecca, dove appunto ci sono sempre mutandine, calzini e costumini. Mentre invece nella parte bassa, come base, sono andata ad inserire lenzuolino giusto d'emergenza, perché dove andremo chiaramente avremo tutta la biancheria a disposizione, quindi lenzuola e asciugamani. E non so, di notte o comunque avendo un bimbo piccolo può sempre servire. E sotto invece al lenzuolo che ci fornirà invece la struttura andrò ad aggiungere questa traversina. Rebecca la notte ormai non porta più il pannolino, però potrebbe capitare di perdere qualche goccino d'acqua. Un'altra cosa che porterò è un marsupio e questo userò per quando di giorno andremo a fare le escursioni. Questi invece sono tutti i capi che porterò per Rebecca. Andiamo per ordine. Allora, se fa freddo, porto un giacchino di pile, una giacca jeans e una giacca impermeabile se dovesse piovere. Poi porterò due paia di leggings abbastanza leggeri. A montagna andiamo per ordine, porterò un maglioncino e una felpa, due magliette a maniche lunghe, un paio di leggings jeans, una salopette jeans. Per il mare invece, dato che staremo una settimana, ho portato vestitini per la spiaggia, due vestitini invece per la sera, quattro canottierine e degli shorts. Per la montagna ho dimenticato invece il pigiamino a maniche lunghe, mentre invece queste sono tre canottierine che io solitamente faccio indossare a Rebecca per andare a dormire la sera quando fa caldo, quindi queste le indossa nel periodo estivo. Dentro questo zainetto invece, questo è uno zainetto che porta il nome di Rebecca, per chi non lo avesse capito è il suo, ed è uno zainetto che le faccio indossare solitamente di giorno, magari le fa piacere portare qualcosina anche a lei sulle spalle, quindi qua andrò ad inserire semplicemente una merendina piuttosto che una piccola crema. E quindi ho pensato di utilizzare questo zainetto per inserire due paia di scarpe, un paio di scarpe per il mare, un paio di scarpe da ginnastica che userò come ricambio per la montagna, ma che possono essere utilizzate anche al mare perché sono comunque delle scarpe da ginnastica chiuse ma leggere. Un'altra cosa che inserirò sarà il cappello da mare e un'altra cosa che ho dimenticato di farvi vedere è questa, una bustina con un paio di ciabattine da mare per me, dato che io partirò con le scarpe da ginnastica, esattamente così come mi avete visto vestita prima, e anche un sandalo da usare chiaramente al mare.
cosa che ho dimenticato di farvi vedere sono questi tre borselli. Ora c'è questo astuccio grande dove ho inserito tutte le creme solari, quindi creme grandi, tipo questa, ad esempio protezione 50 per Rebecca, che però userò anche io, e protezione 50 da viso. Poi questo è il borsello delle medicine e poi questo è un beauty case, però ne ho anche un altro, questo è piccolino, dove ho inserito le cose piccoline tipo un termometro, dei nastri, delle mollette, la pinzetta per le sopracciglia, poi ho inserito lo spazzolino da denti, lo struccante. Questo è il trolley di Giuseppe. Le t-shirt bianche, ci sono delle t-shirt a fantasia, ci sono due costumi, tre pantaloncini da giorno sia per la montagna che per il mare e un pantalone lungo. Poi lui porterà un paio di scarpe da ginnastica con cui parte e poi delle ciabattine da mare che sono inserite sotto nella parte bassa della valigia. Invece da questa parte chiaramente sono calzini intimo. Tutto quanto ho inserito poi un ombrellino per la montagna se dovesse piovere, quindi abbiamo l'ombrellino e il beauty case, un beauty case molto più grande di quelli che ho inserito nella mia valigia, è un beauty case impermeabile e mi piace perché è molto molto capiente. Dentro ci sono bagnoschiuma, shampoo, tutti i prodotti grandi, creme da corpo, creme dopo sole, comunque tutti i prodotti, balsami, tutti i prodotti molto più grandi che comunque nel beauty case piccolino non entravano. Quindi questo è il terzo trolley all'interno del quale abbiamo inserito, vi faccio vedere, una borsa da mare dove dentro c'è la piastra da viaggio, telo da mare che è molto molto grande, prende due lettini e quindi è anche abbastanza ingombrante quando è piegato, però considerate che noi partiremo solo con questo telo da mare. All'interno di questa valigia andrò ad inserire due pentolini, uno piccolino e magari una padellina un pochino più piccola. L'ultima cosa che non vi ho fatto vedere è questa busta, dove ho inserito uno zaino, diciamo da trekking, e il riduttore, da water per Rebecca.